Siamo a Saint-Gonest, è tra il XV e il XVIII secolo che si sviluppano questi complessi che all'origine sono attorno a un cimitero, si compongono di un recinto, una porta trionfale, una chiesa, un ossario ed un calvario. Questa è la porta di Thégonnet, una porta tutta sesta sormontata da piccole lanterne. Di fronte alla chiesa, il calvario. Un gruppo scultoreo in cui non può mancare la Passione di Cristo, Saint-Gonest, che è l'ultimo dei grandi calvari, essendo stato realizzato nel 1610, rappresenta solo la Passione. Sotto la croce si raggruppano vari personaggi vestiti con gli abiti dell'epoca che mettono in scena i vari quadri della Passione. Qui Cristo in catene tra due baffuti guardiani. In questo gruppo la Via Crucis, un soldato fa leva sul corpo di Cristo per scaricare la croce. I monumenti sono realizzati in granito e il colore scuro della pietra conferisce ancora maggior drammaticità. Siamo ora all'interno della chiesa. Madonna con bambino ad albero di esse sulla parete della navata. Poco rimane della chiesa originaria che è stata più volte rimaneggiata, anche le vetrate sono ottocentesche. Del XVII secolo questo dipinto, dello stesso periodo il pulpito. Di poco posteriore questo altare policromo, al centro c'è l'Assunzione della Vergine. Un'ultima occhiata e andiamo via. Pensiamo a Guimiliò che ci aspetta un'altra visita. Gli elementi costitutivi del complesso li vediamo subito: recinto, porta trionfale, chiesa e calvario. Ed in fondo l'ossuario. Il calvario di Guimiliè è precedente, viene iniziato nel 1585. Lo splendido portale del portico che si apre lungo la facciata meridionale presenta personaggi ed episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Adamo ed Eva sono colti nell'atto di subire la tentazione da parte del serpente. Eccoli più sopra, Eva, madre, Adamo, contadino. E poi le offerte di Caino e Abele, poi l'Annunciazione, l'angelo e la nascita di Cristo in una bella dinamica composizione. Dalla parte opposta, Adamo ed Eva, non c'è il serpente, c'è un angelo con la spada in mano. Il peccato originario è ormai compiuto ed Adamo ed Eva vengono cacciati dal paradiso. Più sopra, Caino uccide Abele e l'arca di Noè. Noè coltiva la vigna e l'ebbrezza di Noè, l'Annunciazione, Maria. La visita di Maria ad Elisabetta, l'annuncio ai pastori, la presentazione di Gesù al Tempio. Nella sommità dell'arco, schiere di angeli. Lo stile della scultura è decisamente gotico, ma la struttura della chiesa segna il passaggio tra gotico e rinascimento. Ecco allora spiegato perché due colonne corinzie sostengono il frontone triangolare in alto. Nella nicchia c'è San Milio, protettore della chiesa. Ed eccoci all'interno del portico destinato alle assemblee e alla vita collettiva del paese. Nei lati corti, protetti da nicchie per metà gotiche e per metà rinascimentali, ci sono sei apostoli per lato. Qui, nel lato est, il primo della fila è San Pietro con la sua chiave in mano. I sei apostoli del lato opposto, anche per loro l'oggetto che hanno in mano porta alla loro identificazione. Pellegrini ed invalidi, una testa di mostro, la nascita di Eva dalla costola di Adamo, un lungo fregio corre tutto intorno all'atrio. Sotto le grandi statue degli apostoli sappiamo anche la data, 1606, tra motivi geometrici, teste di animali e di mostri. Sono motivi decorativi, tipicamente bretoni. Un complesso così importante non può che essere lo specchio della ricchezza della comunità che l'ha voluto. Ed infatti Guimiliè, alla fine del Cinquecento, poteva contare su una solida agricoltura, ma ancor di più
nell'industria tessile del lino e del cotone e del commercio che di questi prodotti si faceva anche all'estero. Sono questi imprenditori che hanno finanziato questo complesso. Di Millau è monumentale, sulla piattaforma si affollano quasi 200 personaggi. La vita e la morte di Cristo compaiono qui, in basso l'adorazione dei magi, la Natività, con la Madonna inginocchiata ad adorare il suo bambino e dietro San Giuseppe tra due angeli. Poi la fuga in Egitto con San Giuseppe vestito come un pellegrino, di sopra al centro la sepoltura. A Guimilion, al contrario di Saint-Egonet, è tutta la vita di Cristo che viene raccontata. I personaggi sono quasi tutti disposti frontalmente. In basso la circoncisione. Dormono gli apostoli nel giardino degli ulivi. L'arresto di Cristo. San Pietro cerca di tagliare l'orecchio al soldato. In alto scene e personaggi della passione. In questo gruppo la flagellazione. Al di sotto, nella nicchia, Sant'Aureliano o Saint Paul de Léon, fondatore della Bretagna. In basso, accolto da una folla festante, Cristo entra a Gerusalemme e dall'altra parte della nicchia, l'ultima cena. Tutti i personaggi sono perfettamente allineati. Si può riassumere con il titolo La strada verso il Calvario, quest'ultima facciata. In basso la visita di Maria ed Elisabetta segue la lavanda dei piedi. San Pietro ha sollevato la tunica che si alza formando una morbida S. E per finire l'Annunciazione. In alto la Via Crucis. L'interno della chiesa costruita tra il XVI e il XVII secolo è semplice e luminoso. I calvari si diffondono a partire dal XV secolo, dunque prima del Concilio di Trento, ma la prevalenza è costruita dopo. La Chiesa Controriformata guarda con favore alla manifestazione di questo tipo di religiosità popolare da utilizzare contro la Riforma Protestante. Un parallelo può essere fatto con i nostri sacri monti, che vedono la luce nello stesso periodo. Andiamo via, bei panoramici aspettano.